Bentrovate tutte le colleghe e i colleghi che seguiranno questo nostro incontro che abbiamo voluto dedicare a un tema di attualità che ha tanto appassionato tutti gli esperti del settore in questo ultimo anno. Il convegno parte, prende lo spunto, da un provvedimento del Tribunale di Roma della Presidente Biancafiera Mosca, che ci raggiungerà tra poco, impegnata in Camera di Consiglio, ma appena possibile verrà, che è stata chiamata, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su una eccezione di estinzione proposta dal debitore relativamente a processo esecutivo di cui avente ad oggetto il compendio pignorato l'abitazione principale del debitore, quindi colpito dalla sospensione prevista dal famigerato e famoso articolo 54 ter della legge 27-2020. Questo provvedimento, che sarà illustrato alla fine, porta, e non voglio anticipare perché è togliere la suspense, però riporta in un certo senso nella sua parte dispositiva tutto il ragionamento al buon senso e soprattutto all'interno di quello che è l'impianto del nostro grandissimo e ottimo sistema processuale civilistico, che è stato il frutto del lavoro e l'impegno di dottrina e di giurisprudenza degli ultimi, dal 40 ad oggi. E questa norma, che io ho definito, poi i relatori molto più illustri di me ne parleranno approfonditamente, una norma del tutto nuova, atipica nel nostro ordinamento, che collega la sospensione non a un fatto certo, quale la morte, quale il fallimento, ma a un qualcosa che non si sa se si sia verificato e che si deve accertare se si è verificato o meno, cioè l'analisi di una situazione di fatto che al momento della pubblicazione della norma non si sa se si è realizzato o meno, e questo ha portato grandissimi problemi. Il tema è un tema che occupa tutti noi da un po' di tempo, ne abbiamo parlato anche approfonditamente nel mese di luglio nel convegno organizzato a Giardini Naxos dalla Fondazione Lucio Papirio. Sono qui i colleghi che erano tutti anche partecipi a questa convention, il consigliere D'Arrigo, il dottor Fanticini e il professor Costantino e anche il dottor Lopresti, e abbiamo quindi analizzato a caldo, era i primi di luglio, quindi c'era il problema della riassunzione. Io mi ricordo di aver utilizzato una formula anche in un articolo pubblicato nel nostro sito, forse un po' troppo accesa, definendo la riassunzione un cerino acceso nelle mani degli avvocati, perché alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale il 23 di giugno ci siamo trovati a dover decidere se riassumere o meno nel termine del 30 giugno. Tutti i colleghi prudenzialmente hanno depositato la riassunzione per il timore di un'estinzione, e a poco, grazie a Dio, questo pericolo si è affievolito fino ad arrivare ai giorni nostri, come diranno i nostri relatori. E io ringrazio tutti i relatori, vi porto il saluto del Presidente Galletti, di tutto l'Ordine, di tutto il Consiglio, e direi di partire subito con i nostri lavori, e prenderà la parola per primo il professor Costantino, al quale abbiamo chiesto di parlare in termini generali della sospensione del processo esecutivo e anche magari con qualche spunto sulla come questa norma del 54 ter è venuta a cadere, come uso sempre una formula un po' forte, come un'accetta, come un proiettile in un sistema che era un sistema ben organizzato, quella della riassunzione del processo esecutivo. E quindi ringrazio il professor Costantino, poi dopo questo seguiremo il corso proprio della storia di questo ultimo anno,
dando la parola al dottor Fanticini per parlarci ancora meglio delle incongruenze di questo articolo 54 ter, e poi partendo dalla ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale redatta dal dottor Lopresti, anche oltre al Tribunale di Barcellona-Pozzicotto, poi hanno fatto seguito anche ordinanze di rimessione di Rovigo, di Napoli, non so se dimentico qualche altro tribunale, poi la sentenza della Corte. Avevamo provato ad avere con noi il Presidente Amoroso, estensore di questa norma, ma ha ritenuto proprio quale estensore di non partecipare, però ne parlerà diffusamente con la stessa maestria e competenza il consigliere D'Arrigo. E poi attendiamo appunto la dottoressa Feramosca, che sarà accompagnata anche dal giudice degli appelli, per esporre questo provvedimento del Tribunale di Roma. Il Tribunale, come ha potuto anche vedere il dottor Lopresti, è quello che sta sul campo e deve nell'immediatezza decidere come o meno applicare una norma, quindi anche in questo è stato un percorso che ha portato poi a questo ultimo provvedimento. Quindi ringrazio ancora tutti e la parola al professor Costantino, ordinario di diritto processuale civile all'Università Roma III, appunto sul tema che avevo preannunciato, sulla sospensione in generale del processo esecutivo e su come il 54 ter si è inserito nel nostro ordinamento processuale. Permettetemi soltanto, ho fatto una piccola gaffa, di salutare oltre ai relatori anche il consigliere professor Antonio Cagliafa e il consigliere tesoriere Alessandro Graziani, vice coordinatori della commissione, ma diciamo coordinatori perché qui non ci sono primi e secondi, ma soltanto colleghi che lavorano, che dopo chiuderanno le conclusioni per dei nostri lavori. Prego, professore. Grazie. Questo momento frenetico di produzione legislativa e giurisprudenziale, ogni occasione di confronto e di dialogo si manifesta preziosa, perché nessuno si può ritenere depositario della verità e possiamo prescindere, vuoi anche in questo contesto, da valutazioni sulla congruità delle disposizioni e orientare l'attenzione su come queste possano funzionare ed essere applicate. Come primo relatore di questo incontro in relazione alle questioni indicate nella presentazione dal nostro ospite, che ringrazio, l'avvocato Paolo Voltaggio, mi sembra opportuno soffermarmi a descrivere la cornice nell'ambito della quale le questioni specifiche oggetto dell'incontro si collochino, e in relazione a questo ho eccolo qua preparato una scaletta di quelli che sono i temi. Noi abbiamo avuto l'articolo 54 ter e prescindiamo da ogni valutazione sul linguaggio dell'improvvido legislatore, perché l'oggetto della sospensione è ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui al 555, che abbia per oggetto l'abitazione principale del debitore, e la rubrica si riferisce alla disposizione tributaria della prima casa. Ogni valutazione possiamo farne a meno. L'altra disposizione è quella che sposta il termine previsto dal 54 ter al 31 dicembre 20 al 30 giugno 21. Questa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. La seconda, quella che sostituiva il 31 dicembre 20 con 30 giugno 21. Perché? Perché la motivazione e le ragioni, vuoi delle ordinanze di rimessione, vuoi della Corte Costituzionale, saranno illustrate dal dottor Lopresti e dal consigliere D'Arrigo. Sostanzialmente la Corte ha detto che non c'è rapporto, non è ragionevole
la soluzione accolta dal legislatore, perché anche i creditori che si attendono di ricevere il canone di locazione possono essere esposti alle conseguenze dell'epidemia ancora in atto. Ora, quali sono gli effetti e le conseguenze della decisione di illegittimità costituzionale sulla prosecuzione dei processi esecutivi? Ricordo che i processi esecutivi relativi alla casa di abitazione del debitore erano stati sospesi fino al 31 dicembre e questo termine è stato poi prorogato al 30 giugno 2021. E la Corte Costituzionale ha detto no buona e illegittima la proroga al 31 giugno 2021. Ora, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, come regola generale, cancella ex tunc la disposizione illegittima che non doveva proprio esistere. E però dobbiamo mettere in rapporto questo effetto con quelle che sono lo ius superveni. Qui abbiamo una regola diversa. Ora, lo ius superveniens rimanda, e questa è la questione che si è frequentemente posta nella giurisprudenza costituzionale, sull'efficacia delle norme interpretative. La Corte ha detto: uno, non me ne frega niente di come qualifichi la norma, devo andare a vedere il contenuto oggettivo della disposizione. Due, una disposizione può avere, e qui abbiamo una sentenza della Corte che sostanzialmente ha efficacia retroattiva, perché la sospensione delle esecuzioni, delle espropriazioni degli immobili adibiti ad uso di abitazione non esiste più dal 1 gennaio al 30 giugno 2021. Terzo punto, una novità normativa può non è incompatibile in genere col sistema, però non può pregiudicare i diritti acquisiti. Il debitore sapeva che il processo esecutivo era sospeso, il creditore non poteva fare niente dal 1 gennaio al 30 giugno 2021. Overruling qui, ma questo non riguarda le sentenze della Corte Costituzionale. È importante considerare quali sono le regole elaborate dalla giurisprudenza. Uno, l'affidamento. Io mi fido che c'è una norma di legge, mi fido che c'è un orientamento giurisprudenziale consolidato, però deve essere appunto un orientamento consolidato. Se vi è un contrasto di giurisprudenza non ci può essere affidamento. E qui, in relazione alla questione specifica oggetto di questo incontro, possiamo riprendere gli argomenti su cui ho glissato e relativi alle perplessità che ha suscitato una disposizione quale il 54 ter. Ora, e qui apro il discorso centrale dell'incontro di oggi, sul quale si soffermerà probabilmente la Presidente Fiera Mosca, qui abbiamo un affidamento su una norma che è stata cancellata definitivamente dall'ordinamento e ci poniamo il problema della decadenza o dell'eccezione fondati sulla norma cancellata. E qui quindi bisogna vedere se si può oppure no negare la decadenza alla riassunzione in base alla novità sopravvenuta. Non ci sta niente da fare, l'ha ripetuto più volte la Corte di Cassazione in relazione al caso in cui si poteva fare qualcosa e questo non è stato fatto. Qui opera in generale il principio di precauzione. L'ultima regola non assume rilievo in questo contesto: se si vuole cambiare giurisprudenza in rispetto ad un orientamento consolidato, introducendo una decadenza che non era prevista, non si fa, ma si enuncia soltanto un principio nell'interesse della legge. Ora, abbiamo, uno, le sentenze della Corte cancellano ed eliminano la norma illegittima perché contraria ai principi fondamentali della Repubblica. Due, le norme interpretative possono
esistere al di fuori del penale, ma non possono pregiudicare i diritti acquisiti. 3. L'affidamento assume rilevanza in relazione al contesto giurisprudenziale nonché al contesto normativo. Ed arriviamo al problema del quale ci dovremo occupare oggi. I processi esecutivi che sono stati sospesi per legge possono essere riassunti. Quelli che non sono ancora cominciati, sono stati annunciati con il precetto, ma risiedevano, c'erano tutti i presupposti per il loro inizio, possono cominciare. Quando? Quando possono cominciare? E qui abbiamo soltanto una disposizione che è relativa ad un'ipotesi specifica di sospensione e riassunzione, perché nelle altre ipotesi il patrio legislatore occupato in ripetute riforme non ha regolato la riassunzione. Nel caso in cui il processo esecutivo sia sospeso dal giudice della esecuzione, questo va riassunto nel termine di 6 mesi. La lettera della norma dice dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello. Attenzione, perché qui la norma è anteriore alla modifica di 20 anni fa e passa che ha riconosciuto efficacia esecutiva a tutte le sentenze di primo grado, cioè anteriore alla modifica del 282. E vi è un diffuso orientamento giurisprudenziale condiviso dal collega Bruno Capponi, che ha argomentato ampiamente su questo punto, perché il dies a quo dei 6 mesi dovrebbe decorrere anche dalla pronuncia della sentenza di primo grado. La distinzione aveva un senso quando le sentenze di primo grado potevano essere dichiarate esecutive dal giudice, non lo ha quando le sentenze del primo grado hanno per legge immediata efficacia esecutiva. Negli altri casi non c'è sta una disciplina della riassunzione e quindi bisogna fare ricorso all'analogia. Quando vi è una lacuna bisogna cercare di riempire comunque questa lacuna. Ed allora quali sono i casi? E la Corte si è posta il problema in relazione alla sospensione per divisione. La Corte, con la sentenza 12.685 di quest'anno, ha riconosciuto che non ci sta una norma che dice come si sospende, quindi si è posta il problema in relazione ad un'ipotesi diversa da quella della sospensione per opposizione alla esecuzione o opposizione di terzo all'esecuzione, e ha fatto un ragionamento per cercare di colmare la lacuna. La soluzione che il principio di diritto enunciato dalla Corte è che il processo esecutivo sospeso ai sensi 601 a causa di una divisione endoesecutiva va riassunto entro 3 oppure 6 mesi dalla pronuncia dell'ordinanza al 689, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le contestazioni. Però ce ne abbiamo assai di sospensioni. Ci abbiamo la sospensione feriale dei termini, ci abbiamo le ipotesi di sospensione per la emergenza sanitaria, quelle disposte dall'articolo 83 del decreto legge, quello che contiene anche l'articolo 54 ter. E finita la sospensione, qua che si doveva fare? Si doveva riassumere. Si ricorderà il pasticciaccio in verecondo di aprile, maggio dell'anno scorso, che con i decreti successivi non si sapeva qual era il termine finale della sospensione. Dall'11 maggio i processi potevano essere ripresi per una volta definita la sospensione legale. È una serie di disposizioni che sono tutte uguali, per ogni disgrazia sopravvenuta sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari dei luoghi terremotati. E una volta che è finito il termine, vedete che è diverso a seconda delle disgrazie che hanno colpito diverse zone del paese, poi questi processi dovevano essere riassunti.
In ciascuna di queste ipotesi occorre colmare la lacuna relativa alla riassunzione. E qui i rapporti fra esecuzione singolare e procedure concorsuali determinano il medesimo problema. Il patrio legislatore parla di improcedibilità, ma dobbiamo prendere atto che si tratta di una improcedibilità provvisoria e dal punto di vista tecnico la improcedibilità provvisoria si chiama sospensione. Quando un processo provvisoriamente non può andare avanti, quello si chiama sospensione. Ora, si è aperta una crisi di sovraindebitamento, il decreto di Natale dell'anno scorso stabilisce che i processi esecutivi non possono andare avanti fino alla omologazione. Qui hanno fatto un pasticciaccio in verecondo, perché la crisi del sovraindebitamento può riguardare vuoi gli accordi del debitore con i creditori che vanno omologati, vuoi la liquidazione. Nel caso della liquidazione l'omologazione non c'è, non è prevista. Ora, se viene chiesto un concordato preventivo anche in bianco, anche qui abbiamo una sospensione dei processi esecutivi pendenti, abbiamo ancora una sospensione, in questo caso non legale ma giudiziale, disposta dal giudice della procedura concorsuale, nel caso prima che sia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti. Ed abbiamo anche una disciplina articolata prevista dal decreto del 24 agosto di quest'anno in relazione all'apertura di una soluzione negoziata. Ora, se le procedure concorsuali volontarie hanno un esito positivo, la questione è finita, in quanto la improcedibilità provvisoria, ovvero la sospensione, l'improcedibilità provvisoria si traduce in improcedibilità definitiva e i creditori potranno essere soddisfatti secondo gli accordi raggiunti con il debitore ed omologati dal tribunale. Ma se l'omologazione è negata e si apre una procedura liquidativa, si aprono tre possibilità: o i beni vengono acquisiti al fallimento, o vengono abbandonati perché non ne vale la pena di fare l'esecuzione, costa assai, o comunque non, oppure il curatore subentra nel processo esecutivo pendente, perché anche qui, nonostante la lettera del 51 legge fallimentare e dell'articolo 150 del codice della crisi, non si tratta di improcedibilità definitiva, ma si tratta di una improcedibilità provvisoria che tecnicamente si chiama sospensione. Ora, anche qua non ci sta un termine per il subentro e anche qui la giurisprudenza ci ragiona in qualche modo, ma comunque il curatore ha il dovere di acquisire tutti i beni alla massa e se non lo fa è colpevolmente inerte. Quello che l'ipotesi che ci riguarda ai fini del tema della giornata di oggi riguarda le ipotesi in cui sia conclusa una soluzione negoziata, non sia conclusa una soluzione negoziata della crisi, non vada a buon fine una procedura concorsuale, un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione dei debiti, non siano omologati, ma non questi eventi non siano seguiti dal fallimento o dalla liquidazione. Quindi il creditore ci ha provato, ha ottenuto la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti, ma poi le cose sono finite lì e a questo punto i processi esecutivi devono essere riassunti. E qual è la soluzione ragionevole? Quella di estendere anche a queste ipotesi quanto è previsto dal 627, cioè 6 mesi dopo che sia diventata definitiva la sentenza che nega la omologazione del concordato e non sia arrivato il fallimento, abbiamo 6 mesi per chiudere il processo. Ora, cancellato definitivamente l'articolo 13 del decreto legge 183,
La sospensione dei processi esecutivi sulla prima casa è venuta meno il 31 dicembre 20, ma fino al 22 giugno di quest'anno la disposizione era vigente e quindi se qualcuno avesse provato a riassumere quel processo si sarebbe beccata la eccezione del debitore, dice no, tu non lo puoi riassumere perché questo processo resta sospeso, era già sospeso in base al 54 ter questa sospensione è stata estesa fino al 30 giugno e non mi sembra ragionevole invocare il principio di precauzione, dato che quella norma era assai discutibile, non era ragionevole, dovevi comunque riassumere e può beccarti la eccezione. Ora appare obiettivamente ragionevole che in base all'applicazione analogica dell'articolo 627 dal 22 giugno di quest'anno decorra un termine di 6 mesi per riassumere i processi esecutivi sospesi per legge per effetto del 54 ter e della successiva proroga. È una soluzione, qui il tema sarà affrontato diffusamente dalla Presidente Fiera Mosca e in queste parole introduttive mi permetto di fare una considerazione. Diceva l'avvocato Voltaggio, il nostro ospite, che c'è stato già un provvedimento del Tribunale di Roma, ma sarebbe opportuno che fosse scongiurato il rischio di contrasti di giurisprudenza su una questione così delicata. Qualunque soluzione possa essere accolta, è bene che questa sia pubblicizzata non solo in occasione di un incontro quale questo che meritevolmente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha provocato, ma sia messa nel sito del Tribunale o appiccicata davanti alla porta delle sezioni esecuzione. Qua facciamo così, i processi sospesi fino in base all'articolo 54 ter possono essere riassunti, devono essere riassunti nel ter, qualunque soluzione, gli avvocati, gli operatori giuridici possono essere affascinati dalle questioni delle quali stiamo parlando oggi. Però sono uno strumento per difendere i creditori ed i debitori che vogliono sapere se il processo esecutivo va avanti oppure no. Questo è il problema centrale. La questione relativa alla liberazione dell'immobile pignorato, che sarà illustrata dal consigliere Fanticini, è un altro problema e anche questo per altri profili è rimessa all'esame della Corte. La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata. Qua abbiamo il tormentone delle modifiche dell'articolo 560. L'articolo 103 ha prorogato fino al 31 dicembre 21 i provvedimenti di rilascio. Noi stiamo parlando oggi della espropriazione e la Corte ha detto non è ragionevole impedire la realizzazione coattiva del credito a cospetto del diritto di abitazione. Questi provvedimenti invece che vedete ora riguardano la esecuzione per rilascio e quindi sono collegati alle modifiche del 560 e sono collegati anche al quello che ci arriverà a breve nelle aule di giustizia, cioè la disciplina che esclude dal rilascio la casa di abitazione. A ben vedere, questa è la mia opinione, il consigliere Fanticini approfondirà e considererà di tutti quanti i diversi profili. Sostanzialmente la soluzione accolta dal disegno di legge delega, che dovremo vedere poi le norme delegate, è conforme a quella accolta dalla legge fallimentare e dal codice della crisi. La casa di abitazione può essere occupata dal debitore sino a quando non si vende, punto. E poi vi sono una serie di altri meccanismi, sostanzialmente le disposizioni sono della stessa linea. E
altro problema del quale non ci occuperemo è il tormentone relativo alla espropriazione della casa coniugale, perché qui il patrio legislatore ha usato formule diverse negli articoli 337 sexies, già 155, e nell'articolo 6 della legge sul divorzio. È la questione che si pone se sia necessaria oppure no la trascrizione per salvare l'abitazione. Al fondo di tutti i discorsi che stiamo facendo, è venuto un casino in verecondo qui, eccolo qua, ce l'ho riuscito a toglierlo, sì, buongiorno. Il conflitto di interessi al fondo di tutti i discorsi che stiamo facendo riguarda il diritto all'abitazione, che la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto essere un diritto importante e fondamentale, ed il diritto di credito dei creditori a ottenere tutela del proprio diritto. Però dalla contrapposizione di questi valori passano una serie di questioncine che meritano di essere considerate, così come stiamo facendo oggi. Spero di essermene sbrigato abbastanza presto nel fare il quadro complessivo nell'ambito del quale si collocano le diverse questioni, e vi ringrazio per l'attenzione dedicata alle mie parole. Grazie a lei, professor Costantino, per aver inquadrato la sospensione del processo esecutivo ad ampio spettro e aver alzato, lo dico in gergo sportivo, la palla al dottor Fanticini per poi parlare della natura ed incongruenze dell'articolo 54 ter. Sull'ultima osservazione esatta, io non voglio svelare la suspense, però già è abbastanza chiaro di quello che sarà il provvedimento, ma il termine del 22 giugno che il professor Costantino ha individuato è quello che riporta tutto il nostro ordinamento al buon senso. E a proposito della divulgazione del provvedimento della Ferramosca nel sito del Tribunale, non abbiamo voluto ancora voluto divulgarlo per un dovere istituzionale, per lasciare a lei prima la possibilità di illustrarlo, ma sicuramente è un qualcosa che dovrà essere messo a disposizione dell'Avvocatura Romana, ma di tutti gli avvocati d'Italia, anche nella speranza, insomma, che non ci siano provvedimenti diversi. Senza entrare nel merito, tutti gli altri tribunali nell'immediatezza avevano detto che non serviva una formale riassunzione, e quindi si sono riavviati i processi esecutivi. Questo termine del 30 giugno, come ho detto, ha in qualche modo angosciato le notti degli avvocati romani inducendoli a presentare la riassunzione. E quindi sicuramente la notizia appena possibile verrà diffusa, in qualche modo sta già girando soprattutto nei custodi e nei delegati, ma sarà importante darne notizia. Adesso do quindi la parola al dottor Giovanni Fanticini, dell'ufficio del massimario della Corte, appunto sulle nature incongruenze del 54 ter e sui temi anche che aveva anticipato il professor Costantino. Grazie. Natura e incongruenze, potremmo semplicemente ridurre il titolo della mia relazione a cosa non andava nell'articolo 54 ter, e potremmo parlarne a lungo. A cominciare da una formulazione letterale e sintattica della disposizione che fa dubitare della conoscenza delle preposizioni da parte del legislatore, perché abbiamo assistito anche a un passaggio con un decreto legge dove si sospendevano le esecuzioni nella prima casa, poi tornate ad essere le esecuzioni sulla prima casa. Ma resta invariata, è rimasta fino al falce della Corte Costituzionale, la disposizione nella parte in cui fa riferimento alla procedura esecutiva
per il pignoramento immobiliare, quasi come se esistesse una procedura esecutiva prodromica all'atto iniziale del processo esecutivo. E ovviamente questo ha portato già quel per a diatribe interpretative, visto che qualcuno all'alba della legge 27 del 2020 ha iniziato a ritenere che vi fosse un implicito divieto di pignoramento, opinione che poi è stata ben presto smentita nella prassi e direi nella quasi uniforme interpretazione dottrinale, salvo uno svarione nel periodo prenatalizio di cui accennerò dopo. Si potrà dire che la norma quantomeno contiene una esplicitazione della sua ratio e questo agevola l'interprete. In realtà neanche su questo il legislatore è stato perspicuo, perché laddove si fa riferimento al contenimento degli effetti negativi dell'emergenza da Covid-19, non si spiega se il riferimento è volto agli effetti sulla salute pubblica oppure agli effetti economici conseguenti al lockdown e alla crisi economica indotta dalla pandemia. Allora, seguendo gli effetti negativi, facendo riferimento a effetti negativi come effetti sulla salute, si potrebbe tradurre la ratio dell'articolo 54 ter in una sorta di restate a casa, non uscite e quindi vi manteniamo le abitazioni. Ma questa lettura sarebbe secondo me contrastante con il momento in cui la disposizione è stata introdotta, alla fine del lockdown. La norma entra in vigore il 30 di aprile e 4 giorni dopo abbiamo avuto le prime riaperture dopo i 2 mesi in ciabatte e pigiama. La norma, tra l'altro, è rimasta invariata, lo sappiamo, ed è questa una delle argomentazioni su cui batte la Corte Costituzionale, anche durante l'estate del 2020, quando nessuno rimaneva in casa, anzi, ci siamo riappropriati di molte libertà. Ritenere che la norma abbia voluto sancire un restate a casa prolungato come effetto, andrebbe a intercettare l'effetto dell'espropriazione immobiliare, ex articolo 560, l'immobile deve essere liberato al più tardi al momento dell'emissione del decreto di trasferimento, salve alcune eccezioni che riguardano gli immobili non ad uso abitativo o l'ipotesi del sesto comma dell'articolo 560, ma sembrerebbe allora una norma ultronea, perché già il DL 18 del 2020 contemplava l'articolo 103, comma sesto, secondo il quale erano differite le procedure esecutive per rilascio. E una norma che colpirebbe l'intera procedura esecutiva immobiliare per andare in realtà a incidere solamente sull'ultimo pezzettino finale, cioè quello del rilascio, che per giunta nelle espropriazioni immobiliari non è affatto immediato. La norma, dicevo, resta invariata per tutta l'estate del 2020, e allora che restate in casa è? Qui colpisce la Corte Costituzionale. Allora dobbiamo ritenere che il 54 ter avesse ad obiettivo il contenimento degli effetti economici negativi derivanti dalla pandemia. Ma anche su questo allora la norma che blocca le procedure espropriative volte a trasformare un bene immobile in denaro liquido e a reimmettere in circolo la liquidità, il blocco integrale, la sospesa ogni procedura esecutiva, apparentemente senza alcuna distinzione di tutte le procedure esecutive, si porrebbe in contrasto anche con quella ratio. Peraltro, lo stop alle procedure esecutive dell'articolo 54 ter riguarda prevalentemente situazioni di insolvenza che non sono causate dall'emergenza Covid-19, ma che casomai potrebbe averle aggravate, ma che tendenzialmente derivano da debiti pregressi, in quanto procedure per l'appunto già pendenti a quell'epoca. Insomma, siamo stati per un anno e mezzo quasi alle prese con una norma mal scritta,
con una ratio oscura e apparentemente a volte anche contraddittoria, inserita a sorpresa nella legge 27/2020, quindi nessuno se l'ha aspettava, lasciata pressoché intatta fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, salvo quello svarione tra il 25 ottobre del 2020 e il giorno di Natale, dove era stato inserito, oltre alla proroga, un altro comma che era una specie di ibis redibis e consentiva svariate e diverse interpretazioni, nessuna conforme ai principi cardine ai quali ha fatto riferimento la Corte Costituzionale, cioè la tutela giurisdizionale esecutiva. Beh, di fronte a una disposizione di questo tipo è ovvio che i magistrati, ma direi in generale gli operatori, anche la dottrina, si dilettano in operazioni di tetraplectomia, con la conseguenza che l'effetto inevitabile è tot capita, tot sentenze. Abbiamo avuto innumerevoli interpretazioni, sia di quel per il pignoramento immobiliare, che con ortopedia interpretativa è stato ricondotto più ragionevolmente a un'altra preposizione, la procedura esecutiva derivante da pignoramento immobiliare, non per, volta al pignoramento immobiliare. Sulla definizione di abitazione principale, che non trova riscontro nella normativa civilistica, ma ha plurimi riferimenti in eterogenee, ma anche eterodirette, norme fiscali. E è paradossale che si faccia riferimento alla normativa tributaria per acquisire nozioni per la normativa civilistica, quando in realtà di solito avviene il contrario, perché la normativa tributaria fotografa situazioni civilistiche. La individuazione dell'abitazione principale del debitore. Prima domanda, è il terzo proprietario, che debitore non è, ma che comunque è assoggettato all'esecuzione ex articolo 602-604? Si è ritenuto estensibile, ma anche questa è un'operazione interpretativa, e rispetto a una norma eccezionale questa interpretazione rischia di divenire un'interpretazione analogica impedita dalle disposizioni delle preleggi. Il terzo occupante sine titulo? Terzo occupante sine titolo non è il soggetto debitore, non è il soggetto assoggettato all'espropriazione forzata, ma in alcuni tribunali sono state addirittura diramate circolari con le quali si disponeva la sospensione delle procedure esecutive e si invitavano i professionisti delegati a stoppare le espropriazioni anche quando l'immobile fosse abitato da un soggetto completamente privo di titolo. Ulteriore problema interpretativo. Come emergono i presupposti della sospensione? Già bisogna fare una premessa: questa sospensione è, stando al tenore letterale della norma, un effetto automatico, non occorre alcun provvedimento del giudice dell'esecuzione, ma alcuni interpreti invece hanno ritenuto di sì, ragionando sulla scorta dell'articolo 623, per cui l'esecuzione può essere sospesa esclusivamente dal giudice dell'esecuzione, in mancanza di un provvedimento esplicito non si avrebbe una sospensione. Quindi primo dilemma interpretativo. Ma in ogni caso, come viene a sapere il giudice dell'esecuzione della sussistenza dei presupposti, cioè che quell'immobile stagito costituisce abitazione principale del debitore? E anche qui un profluvio di interpretazioni, il deposito o l'acquisizione ex officio del certificato di residenza storico del debitore, informative acquisite tramite gli stimatori o tramite i custodi, necessità di una specifica istanza sottoposta al giudice dell'esecuzione da parte dell'interessato o anche da parte del creditore, che voglia quantomeno avere chiarezza su qual è l'andamento di questa procedura esecutiva. E poi, che cosa resta sospeso? Ogni procedura esecutiva, dall'inizio alla fine, dal momento del pignoramento fino all'approvazione del piano di riparto, tutto? Già,
direi si è trovata una certa convergenza interpretativa sul fatto che la fase del riparto, cioè la distribuzione del ricavato, non fosse assoggettata all'articolo 54 ter. Questo perché la norma riguarda la procedura avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore e dopo il decreto di trasferimento, quando si addiviene alla distribuzione del ricavato, la procedura non ha più ad oggetto l'abitazione, ma ad oggetto casomai il corrispettivo versato dall'aggiudicatario. E si può procedere a decreto di trasferimento? Liti, ci siamo accapigliati, per chi ha capelli con i quali ci si possa accapigliare, sulla possibilità di emettere il decreto di trasferimento ragionando sui massimi sistemi, cioè sulla tutela dell'aggiudicatario, che non è un soggetto che passa per caso nel corso della procedura esecutiva, ma come afferma anche recentemente la Corte, mi viene in mente la 3709 del 2019, estensore il consigliere D'Arrigo, che, dove si dice che l'aggiudicatario è un soggetto indispensabile per la procedura esecutiva, perché solo grazie all'aggiudicatario gli immobili possono essere liquidati. Allora l'aggiudicatario deve essere coccolato, deve essere tutelato, e l'impossibilità di procedere all'emissione del decreto di trasferimento in favore di un aggiudicatario che si era aggiudicato l'immobile prima dell'entrata in vigore della norma, magari aveva pure pagato il prezzo prima, comporterebbe una dilatazione dei tempi del trasferimento a suo totale svantaggio, senza alcun concreto vantaggio, se non la permanenza nell'immobile, a favore dell'esecutato. Infine, la questione della ripresa. La ripresa del processo esecutivo. Tanto abbiamo detto, lo diceva il professor Costantino, che la norma fa esplicito riferimento alla sospensione, la procedura è sospesa, ma guardate che in moltissimi uffici giudiziari la parola sospensione è stata interpretata come rinvio, quindi le procedure non venivano dichiarate sospese con necessità di una riassunzione, ma si procedeva a rinvii a momenti successivi alla scadenza del termine indicato, via via indicato, dalla disposizione prorogata. E allora in questo caso la ripresa non è una ripresa mediante riassunzione, ma è una sorta di prosecuzione, perché la procedura di fatto non è mai stata sospesa. Non mi sottraggo a una sollecitazione che mi ha dato il professor Costantino riguardo all'altra norma che faceva da pendant all'articolo 54 ter, cioè l'articolo 103, comma sesto, quello che è stato definito come il blocco degli sfratti, inizialmente con il DL 18 del 2020, poi via via prorogato e anche modificato dall'articolo 13,13 del DL 183 del 2020 e da ultimo dal DL 41 del 2021. Bene, queste disposizioni avevano in comune con hanno in comune con l'articolo 54 ter, sebbene quest'ultimo sia defunto, la caratteristica di disposizioni emergenziali volte a dare delle salvaguardie, delle tutele peculiari in ragione della situazione emergenziale. E a differenza però dell'articolo 54 ter, che è rimasto immutato fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, l'articolo 103, comma sesto, ha avuto un andamento differente, cioè ci sono stati degli interventi del legislatore su questa disposizione. Interventi che, già ho scritto qualche tempo fa in un articolo, fanno venir meno una delle censure mosse dalla Consulta all'articolo 54 ter, cioè quello di una sorta di Moloch immutabile, prorogato senza alcuna considerazione delle variazioni dell'epidemia. Ma lo dirà il consigliere D'Arrigo. L'articolo 103, comma sesto, invece è stato cambiato. Ci sono stati dei mutamenti. Allora, la stessa argomentazione non vale per l'articolo 103, comma sesto. Continuo a riferirmi alla norma originaria, sebbene successivamente abbia assunto dizioni diverse. Restavano però delle censure dei sospetti di illegittimità costituzionale sollevati dai tribunali di Trieste e di Savona, che riguardavano il bilanciamento tra l'interesse
del proprietario a conseguire il rilascio. Vi ricordo che la norma si attagliava anche all'occupante l'immobile successivamente al decreto di trasferimento, e successivamente al decreto di trasferimento l'immobile è trasferito nelle mani dell'aggiudicatario, che diventa proprietario. La proroga del blocco di questi rilasci comporta una incisione del diritto di proprietà. Senza un apparente bilanciamento tra gli interessi dell'occupante e l'interesse di chi vuole acquisire quel cespite, che è suo, e senza considerare che nessun indennizzo è previsto a favore del titolare del cespite per questa impossibilità di godimento dell'immobile nel corso nel vigore della disposizione. Bene, la Corte Costituzionale si è pronunciata oggi, con notizia di un'ora fa comparsa sul sito della Corte Costituzionale. Ovviamente non abbiamo ancora la motivazione, ma sapete che la Corte fa, la Consulta fa i comunicati. Comunicato del 20 ottobre, in attesa del deposito della sentenza, l'ufficio stampa ci comunica che la Corte ha ritenuto non fondate le censure, osservando in particolare che il legislatore ha progressivamente ridotto, con l'attenuarsi della pandemia, l'ambito di applicazione della sospensione, destinata comunque a cessare il 31 dicembre del 2021. Con questo ho concluso. Grazie. Grazie dottor Fanticini, soprattutto per lo scoop della sentenza della Corte di oggi, che comunque noi speriamo tutto questo sia un palloncino che poi si sgonfi, sperando che dal 31 dicembre ritorniamo a vivere nella normalità che avevamo, quindi che tutte queste cose che ci stanno appassionando restino soltanto un ricordo e delle discettazioni di carattere giuridico. Adesso vi ricordo sempre che stiamo aspettando la Presidente Ferramosca e la dottoressa Iappelli, che sono impegnate in Camera di Consiglio e ci raggiungeranno e sono rammaricate appena possibile. E adesso ritorniamo indietro nel tempo e rimettiamo l'orologio al 13 gennaio 2021, quando il dottor Giuseppe Lopresti, come dicevo, da buon giudice dell'esecuzione, quindi sul campo a dover fare i conti con la norma, ha avuto il coraggio, poi seguito anche da altri, di rimettere la questione alla Corte, indicando una cosa fondamentale, che nel processo esecutivo, oltre al debitore, soprattutto c'è il creditore che apre il processo per avere la tutela di un diritto sacrosanto riconosciuto dall'ordinamento. Quindi do con piacere la parola al dottor Lopresti, che è collegato dalla ridente città di Barcellona Pozzo di Gotto, e lo invidiamo perché ha il mare proprio a due passi, è un bellissimo mare. Prego, dottore. Allora, buongiorno. Grazie per l'invito. In realtà non sono a Barcellona, sono a Gioiosa Marea, però va bene comunque, dico, mi trovo meglio a casa, ecco, piuttosto che in tribunale. Con il suo invito, io penso che, insomma, speravamo che la sentenza della Corte Costituzionale potesse, insomma, spazzare via tutti i problemi, invece ne ha creati adesso degli altri sotto il profilo della riassunzione. Che in realtà, diciamo, da noi a Barcellona non si è posto, perché nel momento in cui, diciamo, sono pervenute le istanze di sospensione oppure le relazioni da parte dei professionisti delegati e dei custodi, abbiamo con lo stesso provvedimento in cui davamo atto dei presupposti di quell'articolo 54 ter, abbiamo disposto la prosecuzione delle procedure esecutive alla cessazione allo scadere del termine di efficacia dell'articolo 54 ter, e quindi, diciamo, non abbiamo avuto grossi problemi, anche se pure da noi ci sono state poi un sacco di istanze di prosecuzione, di assunzione, comunque denominate da parte degli avvocati, che sono state evase semplicemente con un visto.
e quindi diciamo il problema da noi non è stato risolto in questa maniera. Non ci sono, almeno nelle mie procedure esecutive, nessuno ha sollevato eccezioni di estinzione del processo esecutivo, al collegio non è arrivato nulla, quindi ritengo che anche per quanto riguarda il ruolo gestito dall'altra collega non ci sono state eccezioni di questo tenore, e quindi forse, non lo so, siamo stati un po' più fortunati. Diciamo che buona parte della mia relazione va a intercettare quelle che sono le tematiche già affrontate dal dottor Fanticini, per cui diciamo sarò molto più sintetico sull'articolo 54 ter. Ne parlerò soltanto nella misura in cui ciò evidentemente è necessario per esporre quali sono state le ragioni di remissione alla Corte Costituzionale nella questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54 ter. E poi diciamo in parte diciamo gli argomenti spesi in sede di rimessione della questione di legittimità costituzionale si sovrapporranno a quanto dovrà dire anche il collega Dativo. Quindi cercherò di essere sintetico, individuando un attimino qual era il caso da cui è originata la questione, che è importante sottolineare perché evidenzia come in effetti l'articolo 54 avesse una portata talmente ampia da coinvolgere nei suoi effetti anche procedure esecutive che non avevano diciamo sostanzialmente nulla a che vedere con la pandemia, procedure esecutive avviate sulla base di titoli esecutivi anteriori alla pandemia e procedure esecutive avviate prima della pandemia. Diciamo nella fattispecie i creditori agivano in executivis in forza di un titolo giudiziale del 2012, la procedura era stata avviata nel 2014 e la ragione del credito sostanzialmente riposava nella condanna del tribunale nei confronti del debitore a risarcire il danno a questi coniugi, i quali appunto avevano subito danni da infiltrazioni nel proprio immobile, e di conseguenza già qui vediamo come non vi sia alcun legame in punto di fatto tra quella che era la procedura esecutiva all'interno della quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale e lo stato di emergenza sanitaria che appunto va avanti ormai da circa 18 mesi. Di conseguenza, questo per dire che cosa? Che va anche sotto il profilo della ragionevolezza della previsione, bisogna considerare appunto che gli effetti che sospendere un processo incide negativamente su un diritto che è costituzionalmente tutelato, che è il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui appunto la tutela esecutiva costituisce a mio avviso il momento centrale, perché poi è ciò che conferisce effettività alla tutela giurisdizionale. Noi possiamo avere la nostra bella sentenzina di condanna, ma se poi non c'è un processo esecutivo che funziona, diciamo la sentenza in sé non ti riconosce nulla o quasi. Quindi è importante questo deve essere messo bene a fuoco, ed è stato evidenziato anche dalla Cassazione in diverse pronunce in tempi recenti, dove appunto si è messo in evidenza il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale dell'azione alla tutela esecutiva, che poi è quanto anche evidenziato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Diciamo che buona parte dell'ordinanza del 13 gennaio era dedicata appunto all'esame dell'articolo 54 ter. Ho appena visto
6 pagine su 16 si occupano appunto dell'articolo 54 ter, delle possibili interpretazioni, e si è cercata una un'interpretazione costituzionalmente orientata, e l'unico margine per poter interpretare gli effetti della norma in ottica costituzionale era quella appunto di circoscrivere gli effetti della sospensione non al processo esecutivo nella sua interezza, ma semplicemente agli atti liquidatori in senso stretto o al più a partire dall'ordinanza con cui si autorizza la vendita ai sensi dell'articolo 569, mentre tutto ciò che precede l'udienza ex articolo 569 poteva tutto sommato essere sottratto agli effetti della sospensione, perché il termine sospensione andava riferito semplicemente agli atti liquidatori, cioè quegli atti che poi avrebbero portato effettivamente all'espropriazione e dunque alla perdita dell'abitazione da parte del debitore esecutato. Ma diciamo al di là di questa soluzione non era prospettabile un'interpretazione adeguatrice, perché nella fattispecie appunto la procedura esecutiva era già in fase di delega delle operazioni di vendita e diciamo l'interpretazione adeguatrice si è resa di fronte al tenore della norma da interpretare, nel senso che deve pur sempre essere un significato coerente con il testo della norma, non possiamo creare una norma nuova. Quindi non era prospettabile procedere ad una interpretazione diversa, e di conseguenza non sarebbe rimasto che dare applicazione a quella norma. Di conseguenza, posto che la norma, per quanto già evidenziato dal dottor Fanticini, appariva in qualche modo irragionevole per la sua rigidità, perché non consentiva al giudice dell'esecuzione di selezionare, anche motivando, i casi in cui sospendere il processo, sulla base appunto di questa considerazione, forse anche banale, si è ritenuto appunto di sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 24, 47, 111 e 117, comma 1 della Costituzione. Io ho pensato di non parlare appunto di non focalizzarmi sugli articoli 24 e 117, comma 1 della Costituzione, perché diciamo mi accavallerei poi con quello che dirà sicuramente il collega Dativo. E invece ha soltanto due riflessioni sui parametri di legittimità costituzionale che non sono stati poi esaminati dalla Consulta perché assorbiti, e cioè mi riferisco all'articolo 47,2 della Costituzione e all'articolo 111,2. Per quanto riguarda l'articolo 47,2, questa è una norma programmatica, a mente della quale la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Noi sappiamo che a questa norma è stata data, diciamo, attuazione dal legislatore attraverso la previsione, ad esempio, di una serie di agevolazioni e sgravi fiscali per tutte le spese che possono essere legate all'acquisto della cosiddetta prima casa. Ora si potrebbe quindi pensare che le norme che in qualche modo introducono dei paletti, delle limitazioni, degli ostacoli anche di fatto alla tutela esecutiva possano essere in qualche modo conformi a questo precetto, però in realtà si tratta di una conclusione che in realtà si rivela fallace, perché
un esame più approfondito, cioè un esame condotto anche attraverso l'analisi economica del diritto, cioè verificando quali sono gli effetti economici che vengono creati dall'immissione nell'ordinamento di una nuova norma giuridica, si può ricavare che in realtà questi impedimenti finiscono per disincentivare o rendere più onerosi i prestiti finalizzati al finanziamento dell'acquisto della prima casa. Quindi, di conseguenza, in altri termini, è riducendo, diciamo, stringendo il nocciolo, andando al nocciolo del ragionamento, l'eccesso di tutela del debitore contro la possibilità di assoggettare a pignoramento l'abitazione finisce per tutelare chi ha già l'abitazione e magari appunto non ha adempiuto il proprio obbligo, ma danneggia al contempo chi vorrebbe acquistare l'abitazione appunto attraverso l'accesso al risparmio. Per altro verso la sospensione, posto che vi è questo scollamento che è stato ben evidenziato dal dottor Fanticini tra quello che è lo scopo dichiarato e quello che è lo strumento che ha messo in campo il legislatore, questo scollamento, proprio l'assenza di strumentalità tra la sospensione e lo scopo avuto di mira, con tutte le incertezze appunto che riguarda anche l'individuazione dello scopo, comporta che cosa? Comporta che la sospensione sia ridotta sostanzialmente ad una parentesi fine a se stessa, durante la quale il processo è rimasto sospeso e basta. Cioè, al di là del periodo iniziale in cui si poteva tutto sommato forse trovare una giustificazione sostenendo che la sospensione poteva essere funzionale all'individuo, perché diciamo si inseriva in un momento in cui tutte le attività, volendo, erano, o meglio, buona parte delle attività era sospesa per stabilire se effettivamente quelle attività potessero o meno incidere sulla circolazione del virus diciamo all'interno del tessuto sociale, e di conseguenza andare in quel momento dici sì, ok, io sospendo e verifico se la prosecuzione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione del debitore può avere effetti negativi sullo sviluppo della pandemia, ma voglio dire, superato questo breve periodo, la sospensione non appariva più giustificabile, cioè vi era appunto veniva a mancare la ragionevolezza, il collegamento tra strumento e scopo, e quindi di conseguenza la sospensione non ha fatto altro che, diciamo, allungare il brodo, no? Perché in realtà non ha risolto alcun problema, se non quello di dilatare i tempi di definizione del processo, ed era proprio perché, diciamo, proprio perché ci si è posti il problema di contenere gli effetti di questa dilatazione, che si è sostenuta la tesi per cui la sospensione ex articolo 54 ter in realtà fosse da riferire soltanto alle operazioni di vendita. Di conseguenza, diciamo, se lo scopo fosse stato quello di assicurare l'esigenza abitativa dell'esecutato in un periodo di crisi economica, oltre che sanitaria, probabilmente sarebbe stato appunto sufficiente agire su altri versanti piuttosto che sospendere tu cure le operazioni di liquidazione e privare i creditori del diritto ad ottenere la tutela esecutiva in tempi ragionevoli. Quindi, in conclusione, ciò che è stato evidenziato in sede di rimessione è stato appunto questo scollamento, questa mancanza di coordinazione tra lo strumento introdotto dalla legislazione di emergenza
e quella che era la finalità asseritamente perseguita, nel senso che la sospensione dell'espropriazione immobiliare ha, a mio avviso, rivelato appunto la sua eccentricità rispetto allo scopo, che appunto era quello di contenere lo sviluppo dell'epidemia e dei suoi effetti. E con questo ho concluso e passo la parola al dottor Davigo. Grazie. Grazie, dottor Lopresti. Nel frattempo ci ha raggiunto, come vi ho anticipato, la Presidente Ferramosca, che era prima impegnata in Camera di Consiglio. Tre parole per ambientarla. In apertura abbiamo detto che questo incontro è nato dal provvedimento del quale non abbiamo ancora parlato, perché lasciamo a lei il piacere di illustrarlo, però siamo partiti da lì, da questo provvedimento che lei ha cortesemente messo a disposizione mia e quindi del Consiglio e quindi tutti gli avvocati di Roma, perché è un provvedimento, come ho detto sempre in apertura, che è dotato di buon senso e che riporta tutta la questione che ci ha tanto animato in questo tempo all'interno dell'impianto processual civilistico. Difatti ha aperto i nostri lavori il professor Costantino, che ha parlato della sospensione del processo esecutivo in generale. A proposito, dico a tutti i colleghi che ce l'hanno chiesto, questo incontro, come le slide del professor Costantino, saranno caricate appena possibile nel sito del Consiglio e quindi saranno a disposizione di tutti. E poi abbiamo dato la parola al dottor Fanticini, che tanto ha scritto e tanto si è animato in questo tempo sul 54 ter, per stigmatizzare la singolarità della norma, per utilizzare una parola sola. E poi siamo passati al dottor Lopresti, a cui va attribuito il coraggio di aver investito la Corte Costituzionale, e adesso diamo la parola al consigliere D'Arrigo per parlarci della sentenza della Corte, perché diamo a lui questo compito, perché è un augurio che possa, lo dico amichevolmente, possa arrivare a tanto. Quindi a lei, consigliere. Grazie dell'invito, grazie dell'augurio, che io credo che purtroppo resterà e grazie di avermi dato la parola assegnandomi un tema che, per dire la verità, io potrei esaurire in poche battute, cioè illustrare le ragioni e la motivazione per le quali la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima non in sé la sospensione dei processi esecutivi sulla, o come si diceva prima, nella prima casa, ma la sola proroga disposta dall'articolo 13,14 del decreto legge 31 dicembre 2020 183, quindi soltanto l'ultimo segmento di proroga, il terzo, che ha messo la parola fine a questo istituto. E dicevo, l'impegno che mi è stato conferito non è di particolare momento, perché nonostante il gran male, o forse proprio a causa del gran male che si è detto di questo famigerato articolo 54 ter, che peraltro è, come è illustrato da Giovanni Fanticini prima di me, e in modo ancora più puntuale e specifico dall'amico Giuseppe Lopresti, che ha sollevato una delle due questioni di legittimità costituzionale riunite e decise, la Corte Costituzionale, forse proprio a riprova del fatto che la norma non stava in piedi, ma anche facilitata dal fatto che Ratione Temporis si stesse occupando solo della proroga, ha deciso nel senso della legittimità costituzionale della norma sulla base di un argomento che si potrebbe riassumere in meno di 30 secondi. E siccome io sono notoriamente un uomo sintetico nello scrivere e nel parlare, non mi sottragga la tentazione di riassumerlo in meno di 30 secondi.
La norma è costituzionalmente illegittima in quanto, nonostante l'evoluzione della pandemia avesse portato al generale ripristino di tutte le attività giudiziarie legate dunque all'effettiva tutela dei diritti ai sensi dell'articolo 24 Costituzione, non era stata nella proroga inserita alcuna modulazione che restringesse soggettivamente e o oggettivamente l'ambito di applicazione di quella sospensione così genericamente estesa fin dalla sua originaria introduzione a tutte le categorie di debitori che avessero una casa di abitazione oggetto di pignoramento. Credo di essere rimasto nei 30 secondi, cioè questo è il senso della motivazione della sentenza. Oggi prendiamo atto di questa sentenza e quindi ci dobbiamo porre invece dei problemi che la sentenza non affronta minimamente, ossia che cosa succede, che cosa è successo e come va gestito il problema della riassunzione delle procedure esecutive sospese ex legge per effetto di una norma che nell'ultimo tratto della sua vigenza temporale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. E questo tema costituisce il vero fulcro dell'incontro di oggi, anche perché l'incontro ruota intorno ad un provvedimento molto importante, non solo per l'autorevolezza della firma che vi è in calce e per dell'ufficio dal quale previene, quindi la Presidente Ferramosca del Tribunale di Roma, ma anche per l'apparato argomentativo che lo sorregge, che consente probabilmente di fare da linea guida in tanti altri tribunali nei quali vi sono stati delle incertezze, dei tentennamenti quanto alla interpretazione da applicare, anche se quella sposata dal Tribunale e che appare in qualche modo più coerente con il sistema normativo del Tribunale di Roma è in realtà probabilmente quella più diffusa, pur senza disporre di una precisa rilevazione statistica. Allora, cosa resta da dire di questa sentenza? Beh, fondamentalmente, nonostante io abbia riassunto rapidissimamente le ragioni della decisione, nella lettura della sentenza all'applicazione vi è l'enunciazione di alcuni principi di diritto che a me sembra utile focalizzare perché hanno una portata che probabilmente va oltre l'ambito della pronuncia stessa e che anzi, come abbiamo visto, sono stati immediatamente ripresi dalla Corte nella questione di cui con efficacia di scoop degna della migliore giornalistica statunitense Giovanni Fanticini ci ha dato notizia, e cioè nella pronuncia della Corte relativa al sospensione dei procedimenti di rilascio di immobile, cioè quell'avviso oggi pubblicato sul sito della Corte Costituzionale, per il quale sono state ritenute non costituzionalmente fondate le censure rivolte all'articolo 13,13 del DL 183 del 2000 e all'articolo 40 quater del DL 41 del 2021, che avevano prorogato in alcune occasioni e in relazione ad alcuni tipi di procedimenti, nella sussistenza di alcuni presupposti, i procedimenti di rilascio di immobile. Perché apparentemente due sentenze di segno contrario sono poste in qualche modo sulla stessa scia? Perché nel breve comunicato della Corte Costituzionale, le cui motivazioni non sono state ancora pubblicate, si legge: la Corte ha osservato in particolare che il legislatore ha progressivamente ridotto, con l'attenuarsi della pandemia, l'ambito di applicazione della sospensione, destinata comunque a cessare il 31 dicembre 2021. Queste due righe e mezzo di sintesi delle ragioni per le quali la Corte Costituzionale è pervenuta a questa decisione, che chiaramente saranno esplicitate in modo adeguato nella motivazione che sarà pubblicata nei prossimi giorni,
evidentemente si pongono, come dicevo, nella scia della pronunzia precedente. Cosa si è imputato al legislatore della proroga del divieto di azioni esecutive sulla prima casa del debitore? Esattamente quello che in questo caso è stato rilevato che invece opportunamente il legislatore ha fatto, cioè di aver progressivamente ridotto, modulandolo in proporzione all'andamento dell'epidemia, l'ambito di applicazione di quella sospensione. Quindi sostanzialmente il legislatore, la Corte Costituzionale, che principio afferma? Quello per il quale fondamentalmente il diritto all'azione e all'esecuzione forzata è un diritto costituzionalmente garantito, anzi, dice più esattamente, l'esecuzione forzata è costituzionalmente necessaria, perché se non vi fosse un apparato in grado di dare tutela effettiva ai diritti consacrati dai titoli esecutivi, l'intero sistema di diritto e di tutela del diritto del cittadino ad accedere alla giurisdizione per vedere protetti le proprie ragioni e i propri interessi risulterebbe mancante di una parte decisiva, cioè della possibilità di attuare coattivamente il comando del giudice che il cittadino ha così ottenuto. Ritiene tuttavia, richiamando numerosi precedenti, che anche il diritto all'abitazione sia un diritto costituzionalmente garantito e che quindi in una situazione di emergenza, quale quella generata dalla prima fase dell'epidemia da Covid-19, il legislatore ben poteva scegliere di compromettere ovviamente uno dei due diritti, quello alla tutela giurisdizionale, in favore di un altro dei diritti, quello alla tutela dell'abitazione. Ovviamente con un limite, quello della ragionevolezza e della proporzionalità, anzi quindi due limiti, cioè una compromissione di un diritto costituzionalmente garantito deve avere delle caratteristiche fra le quali anzitutto la transitorietà, in secondo luogo la proporzionalità e quindi la ragionevolezza della misura rispetto alla situazione speciale che in via eccezionale giustifica la compromissione di un determinato diritto. Ricorda la Corte Costituzionale, e a me piace sottolinearlo, che i creditori procedenti non sono soggetti privilegiati che non soffrono delle conseguenze negative dannose dell'epidemia da Covid-19 e che quindi il blocco dell'espropriazione forzata non è una misura che realizza un obiettivo senza pregiudicarne altri, è necessariamente una situazione di compromesso che tutela una situazione di emergenza, quella dei debitori esecutati, debitori quindi tali sulla base di un titolo almeno provvisoriamente se non definitivamente esecutivo, che non hanno saldato i propri debiti ma che vivono in una situazione di emergenza che gli impedisce, anche a causa della presumibile situazione economica nella quale tutti quanti ci siamo trovati a versare durante la situazione del Covid, e non sono riusciti né ad onorare i loro debiti né a gestire una soluzione stragiudiziale o giudiziale della espropriazione forzata. Pensate chi, proprio perché ha avuto un tracollo economico, non ha potuto accedere a una conversione del pignoramento che diversamente avrebbe potuto fare, giustifica tutto ciò il fatto che per un certo periodo di tempo limitato e contingentato il diritto ad agire in executivis del creditore, anch'egli probabilmente danneggiato dalla situazione epidemiologica, potesse essere compresso. Ma Questa situazione è basata su una generica presunzione e questo è probabilmente l'errore genetico della norma
che, la cui proroga è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, il legislatore non fa nessuna differenza in relazione allo stato nel quale si trova il debitore esecutato. Egli potrà essere un imprenditore costretto alla serrata dall'osservanza delle normative anti-Covid, o potrà essere il produttore di amuchina che nel periodo dell'epidemia si è arricchito, e il fatto è del tutto indifferente se la casa è la casa d'abitazione, la procedura esecutiva non si può svolgere. E questo ovviamente ad un certo punto ripugna al giudice delle leggi, che osserva che a fronte della progressiva ripresa di tutta l'attività giudiziaria, anche l'ambito di applicazione di una misura così drastica, definita per l'appunto nella sentenza in commento adottata in extremis, avrebbe dovuto essere progressivamente ridotto, circoscrivendolo a casi di specifica necessità nei quali l'esposizione soggettiva del debitore avrebbe dovuto prevalere su quella del creditore. Ed allora, venendo a trarre le fila di questa riflessione, mi sembra che emergano alcune considerazioni che forse possiamo tenere ferme anche a livello interpretativo, sia per il dopo sentenza, sia per casi analoghi o anche genericamente affini che si dovessero presentare alla nostra attenzione in tempi futuri. Dobbiamo considerare che anzitutto la Corte Costituzionale usa questa espressione di non comune durezza, e cioè l'esecuzione forzata è costituzionalmente necessaria. Non è un diritto costituzionalmente garantito, è qualcosa di più, è un elemento fondante del sistema costituzionale. Se non ci fosse, cadrebbe in toto l'articolo 24 della Costituzione e con esso tutto il meccanismo dello Stato di diritto. Quindi è un fondamento dello Stato di diritto. La seconda cosa è che il legislatore può graduare l'intensità della tutela dei creditori. Se il legislatore, praticamente la Corte Costituzionale lo dice a chiare lettere, avesse graduato l'ambito di applicazione della sospensione, la norma sarebbe sopravvissuta alle censure di legittimità costituzionale, così come è sopravvissuta oggi la norma relativa alla proroga del blocco degli sfratti, dei procedimenti di rilascio degli immobili più esattamente. Perché? Perché lì vi è stata una graduazione, una progressiva modulazione dell'ambito di applicazione parametrato all'andamento dell'epidemia. In quest'altro caso no. Terzo principio, qualunque compressione del diritto del creditore procedente deve essere necessariamente temporanea, proprio perché in ogni caso si tratta di un diritto che non può non trovare tutela nel sistema dello Stato di diritto. Il che significa dunque che nel momento in cui vi è un bilanciamento, la necessità di operare un bilanciamento fra il diritto costituzionale alla tutela del credito sancito da titolo esecutivo e quello altrettanto rilevante sul piano costituzionale di tutela del diritto alla abitazione, quest'ultimo è di regola recessivo, perché questo è quello che emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale. Il primo può essere compromesso a tutela del secondo, ma per ragioni contingenti e sulla base dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza e per un tempo limitato, il che significa che nella condizione di ordinarietà resta fermo il fatto che in qualche modo il principio della responsabilità patrimoniale generica, quello in base al quale il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i propri beni presenti e futuri, ha una copertura costituzionale. Di regola, anche quando il bene sul quale il creditore ha facoltà di soddisfarsi è l'abitazione del debitore, i limiti
devono essere molto circoscritti, circoscritti nel tempo, circoscritti soggettivamente, circoscritti in relazione a circostanze e condizioni oggettive. In mancanza di tali parametri, le norme che dovessero privare il creditore di tutela sarebbero costituzionalmente illegittime. Ultima considerazione, e con ciò chiudo, e perché mi rendo conto che la parte più importante dell'incontro deve ancora venire, è che la Corte Costituzionale fa un discorso di tutela dei diritti, quindi di tutela del cittadino che accede alla giustizia. Ma non dimentica di evidenziare, anche citando le ordinanze di remissione, che la tutela esecutiva è anche una forma di circolazione della ricchezza, cioè anche un rilievo transindividuale, e ha un rilievo di carattere sistemico, cioè il blocco delle procedure esecutive determinerebbe a tempo indeterminato, comunque in carenza di quei rigorosi presupposti che potrebbero giustificare l'adozione da parte del legislatore di misure riduttive del diritto ad agire in executivis, determinerebbe un blocco di tal fatta un pregiudizio irreparabile al sistema economico del Paese. Perché è ovvio che se dovesse passare il principio per il quale i debiti non si pagano, in talune circostanze i patrimoni non sono espropriabili e via così, salterebbe la tenuta economica del sistema Italia, e quindi vi è una esigenza nel parametrare le norme speciali di tutela di soggetti economicamente deboli le logiche dei creditori, i quali possono essere anche loro soggetti economicamente deboli. Non pensate che il creditore sia soltanto il fondo di investimenti internazionale per il quale espropriare la casa di Tizio è più o meno indifferente, ma potrebbe essere anche la moglie separata di Tizio, al quale Tizio da mesi, da anni non paga gli assegni di mantenimento e che vive in condizioni di indigenza con 4 bambini, ospitata dall'anziana nonna a causa dell'insolvenza di Tizio. Quindi, come vedete, le graduazioni sono infinite, ma anche qualora parlassimo di un macro sistema di recupero del credito, come spesso avviene, in ogni caso quel sistema risponde ad una logica che è una logica di carattere pubblicistico, cioè la tutela della circolazione della ricchezza nel rispetto del principio della certezza del diritto. E con ciò io avrei concluso il mio intervento, curioso e attento di sentire ciò che segue. Grazie infinite, consigliere D'Arrigo. Adesso, per presentare l'intervento del Presidente Framosso, che non vorremmo aver determinato nei colleghi un eccesso di aspettative, perché ne abbiamo parlato all'inizio, però per presentare il suo intervento volevo utilizzare quello che ho utilizzato per presentare il dottor Lopresti, nel senso che i giudici di esecuzione si trovano a dover prendere delle decisioni, e come ci immaginiamo il dottor Lopresti il 13 gennaio intento a scrivere nel suo ufficio l'ordinanza di rimessione della Corte, uscita e avuta notizia della sentenza della Corte il 23 giugno, i giudici di esecuzione, tra cui la sezione di esecuzione del Tribunale di Roma, si è trovata a dover decidere che cosa fare, come anche noi avvocati. Con la Presidente ci siamo sentiti e lei mi disse: io, se fossi un avvocato, per non sapere né leggere né scrivere, la riassunzione la farei. Poi al limite non serve, banalizzando, non disse così, poi al limite non serve, però intanto vi siete messi al riparo da problemi interpretativi e di estinzione. E il caso che oggi presenterà la Presidente è sintomatico, perché la storia fa delle cose simpatiche. Il ricorso in riassunzione del creditore precedente è stato depositato, anziché il 30 giugno, il 1 luglio,
cioè il giorno dopo la fatidica data entro la quale in quel momento si pensava di dover depositare l'assunzione, e come previsto il buon debitore ha eccepito l'estinzione della procedura e quindi il Tribunale di Roma si è trovato a dover decidere questa questione in un modo a mio avviso molto interessante, e come ho detto riporta tutta questa vexata questio che ci ha impegnato nell'ambito del nostro amatissimo ordinamento processuale civilistico. Prego. Allora, intanto ringrazio tutti, il Consiglio dell'Ordine, di questa occasione di confronto, di approfondimento su una questione che sta interessando ed è di assoluta attualità, sulla ripresa appunto delle attività esecutive sospese per effetto dell'articolo 54 ter della legge 27-20 del 2020. Diciamo, si è parlato di questa mia ordinanza, mia nel senso del Tribunale, perché è capitato a me di doverla affrontare immediatamente, perché a me in una procedura, in una mia procedura è stata eccepita l'estinzione e dunque abbiamo approfondito la questione che in qualche modo originata, diciamo, dalla declaratoria di incostituzionalità dell'ultima proroga della sospensione di legge per il compendi destinati ad abitazione principale del debitore. Questa occasione che mi si dà, voglio diciamo, come dire, utilizzarla anche un po' funzionalmente alle esigenze dell'ufficio, perché sono all'ascolto probabilmente tanti delegati iscritti agli elenchi, ed è anche giusto e opportuno che ciò che fu ampiamente spiegato all'epoca, a luglio del 2020, all'indomani dell'emissione dei decreti uniformi da parte dei giudici dell'esecuzione dell'ufficio, venga un po' ricordato, perché stiamo verificando delle situazioni in cui quei decreti uniformi non sono puntualmente ottemperati. Quindi colgo l'occasione per ricordare che in ogni procedura esecutiva del Tribunale di Roma sono depositati i provvedimenti uniformi che disciplinano ora per allora la riattivazione delle procedure esecutive diciamo, in odore di sospensione e anche quelle non in odore di sospensione. Perché questo è il punto della situazione, un po' la premessa anche per spiegare, diciamo, il senso dell'ordinanza che poi andrò a illustrare. Parte dalla un'organizzazione del lavoro, perché chi ha la responsabilità, come me, della gestione di una sezione come quella delle esecuzioni immobiliari di Roma, nel momento in cui si realizza una sopravvenienza normativa ha degli oneri importanti, e soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria e di grave e sensibile riduzione delle risorse a disposizione dell'ufficio. La soluzione che si è cercata, si è trovata e si è condivisa in sezione in giugno del 2020 è stata, all'esito dell'approfondimento interpretativo di questo articolo 54 ter, mi sono persa purtroppo l'intervento del collega Fanticini, ma insomma immagino sia stato abbastanza diciamo, evidenziato la genericità un po' della dizione, e dunque abbiamo, con tutti gli sforzi interpretativi costituzionalmente orientati, dato a questa norma un ambito, una delimitazione applicativa. Dopo aver chiarito tra noi giudici dell'esecuzione questo ambito applicativo, con soluzioni opinabili, perché chiaramente nell'interpretazione della norma c'è l'interprete che funge, no, da, come dire, da intermediario, no, tra la norma e il caso concreto. E quindi abbiamo assunto delle decisioni sicuramente interpretative quasi del tutto uniformi, ecco, su quasi tutti i punti dubbi, sia nel senso di cosa ritenere per abitazione principale, se ancorarci ai criteri legislativi. Abbiamo optato per la soluzione più ampia, diciamo, ecco, l'abitazione come destinazione di fatto ad abitazione, purché naturalmente accertata.
abbiamo limitato alle sole persone fisiche e non alle società, neanche di persone come debitori, non le abbiamo applicate alle divisioni endoesecutive, insomma abbiamo circoscritto l'ambito di applicazione di questo 54 ter e poi abbiamo scelto come criterio organizzativo di fare una gestione dell'attività in periodo Covid all'insegna dei criteri di priorità che ci vengono chiesti dall'ordinamento, perché è così adesso che col PNR c'è tutto un discorso di aumento dell'ufficio per il processo, ecco, ci siamo posti il problema, siamo a risorse sensibilmente ridotte, dobbiamo utilizzarle per ciò che può essere fruttuosamente condotto avanti fino alla liquidazione e alla distribuzione, perché oggi è questo che ci chiede l'emergenza e perché impegnare del tempo per accertare dichiarazioni di sospensione c'è sempre un'attività defatigante per l'ufficio, inutile, ecco, inutile in quel momento. Quindi abbiamo deciso semplicemente di differire a la cessazione della sospensione, l'effettivo accertamento nella procedura esecutiva singola dei presupposti per applicare la sospensione. Questa sospensione di legge non è che si applica, diciamo, sulla base di criteri, diciamo, oggettivi, ma è soggettivamente applicabile solo a chi occupa quel bene alla data di entrata in vigore della norma, il 30 aprile del 2020. Quindi, in ipotesi, così come ci veniva anche indicato dall'osservatorio del Consiglio Superiore della Magistratura, noi avremmo in ipotesi dovuto mandare il custode in ogni abitazione che risultava abitava, ma anche quelle in cui non si, perché magari una situazione che poteva essere mutata nel tempo, per accertare l'attualità, al fine di dichiarare la sospensione, mettere il fascicolo in archivio, poi aspettare che finisse, col ricorso in riassunzione, esaminarlo ricorso per ricorso, quindi centinaia di ricorsi, per poi rimettere sul ruolo le procedure e perdere così un anno e mezzo. Invece, lavoraccio, perché è stato un gran lavoraccio questo, fatto in giugno del 2020, noi ci siamo posti un problema di priorità di trattazione dell'ufficio, quindi un problema organizzativo. Prima che dopo aver approfondito la norma, c'è stato il problemaccio organizzativo che quando si hanno quasi 6.000 procedure pendenti, uno deve porsi, perché deve porsi il problema di quando finirà la sospensione, di come si riattiveranno le procedure, di quelle che stanno in vendita, di quelle che stanno pendenti in attesa di fissazione 569, quelle che non hanno un'udienza, quelle che ce l'hanno, insomma. E allora si è risolto con un stratagemma, diciamo, anche provvedimentale, che è questi tre decreti uniformi che noi abbiamo fatto depositare in massa a seconda dello stato e della tipologia delle procedure. C'era il decreto uniforme per le vendite, per le procedure già in vendita, distinte per quelle analogiche, perché noi la telematica l'avevamo applicata solo da novembre 2018 in poi, mantenendo le analogiche precedenti, perché abbiamo trasformato tutto temporaneamente in asincrona, telematica pura. Ma adesso non è questo il momento per approfondire questo ulteriore dato che naturalmente non viene oggi in considerazione. Vendite già andate in telematica sincrona mista e quelle procedure che invece non avevano ancora fissata, per le quali non si era ancora disposta la vendita, non era emessa l'ordinanza di vendita. Per tutte queste tre tipologie di stato e tipologia di procedura, noi abbiamo depositato questi decreti uniformi che stavano a chiarire cosa, intanto come intendevamo applicare e in quali casi ritenevamo di dover applicare la sospensione. Okay? Davamo immediate disposizioni per la ripresa delle procedure sicuramente escluse dall'applicazione del 54 ter, quindi procedure con debitori residenti altrove, persone fisiche, nei confronti di tutte le persone giuridiche. E con queste indicazioni, cioè, abbiamo detto alle parti, procediamo con la ripresa dell'attività per quelle che non avevano necessità di nessuna riassunzione di nulla, perché in quel momento, a giugno del 2020, potevamo riprendere l'attività.
Ed è andato benissimo così, perché effettivamente, e poi nello stesso decreto uniforme c'era anche la parte di, e c'è anche la parte di disciplina di quello che la parte deve fare alla cessazione della sospensione per la sua riattivazione. Ora per allora, abbiamo detto già nel giugno 2020 che ci voleva il ricorso in riassunzione. Questo secondo una soluzione interpretativa che non trova opinione conforme in tutto il territorio, ma che noi, con il massimo dell'onestà intellettuale, della naturalmente opinabilità di tutte le soluzioni interpretative, abbiamo ritenuto sin da subito indefettibile. È una sospensione di legge? Sì. Con la particolarità che si applica all'esito di un accertamento di fatto, ma sempre una sospensione di legge? Sì. E allora, se è una sospensione di legge, noi la dichiariamo col 623, e per riassumerla ci vuole per forza il ricorso di riassunzione, che peraltro si attaglia in maniera, diciamo, perfetta alla natura di processo di parte, che è quello anche esecutivo, in cui il giudice d'esecuzione poteri d'ufficio d'impulso non ne ha. Ecco quindi che, inquadrato il fenomeno della riattivazione da sospensione di legge, abbiamo ritenuto di non dover derogare ad un, come dire, ad un sistema che è quello codicistico, che ci deve orientare quando la legge speciale non ci dice altro e non disciplina in maniera diversa la riassunzione di procedure sospese, interrotte, eccetera. Detto questo, le parti dal giugno del 2020, perché sono non proclami del Presidente di sezione, perché il Presidente di sezione non può dire nulla di giuridicamente, no, questo sia chiaro, perché alle volte sfugge questo concetto. Il Presidente di sezione ha solo un onere organizzativo, ma non incide sulla libertà interpretativa dei giudici e né può fare proclami all'indomani di una norma di legge pubblicata. Perché io non so, sono tenuta come soluzione interpretativa a naturalmente discuterne in riunioni di sezione e poi soprattutto a confrontarmi con le parti nei processi da giudice d'esecuzione, non da presidente di sezione, no, perché alle volte si può avere questo dubbio. Invece no, io coordino un'attività naturalmente di circolazione di idee, di interpretazione collettiva in riunioni di sezione, eccetera, eccetera, ma poi i giudici sono davanti alle parti nelle procedure esecutive, come poi mi sono trovata io, naturalmente, con l'eccezione di estinzione. Per cui, quando all'indomani della sentenza di incostituzionalità si attendeva una pronuncia, la pronuncia c'è stata, ma nell'ambito di un'eccezione di estinzione sollevata dalla parte, perché ritengo che sia, che è molto importante confrontarsi proprio con la realtà applicativa della singola causa, sentendo gli avvocati, le parti, prima di dire abbiamo deciso così, no? Ecco. Poi naturalmente l'avvocato Voltaggio, nella sua qualità di referente dell'esecuzione del Consiglio dell'Ordine, mi diceva: ma che idea vi siete fatti? Io me la devo studiare, ho detto io. Perché? Perché l'incostituzionalità, ecco perché ci sono i giovani, grazie al cielo, i giovani colleghi che le sollevano. Alle volte noi, un po' più anziani, che abbiamo esperienza, diciamo, sollevare la questione su una proroga, alla fine arriverà la dichiarazione di incostituzionalità 3 giorni dalla fine della proroga, come è stato, e ci procurerà problemi ulteriori rispetto a quello che sarebbe stato aspettare i 3 giorni, tanto non era in odore nessuna ulteriore proroga. Però meno male che ci sono i giovani che fanno anche questo, esercitando assolutamente il potere di impulso incidentale nei confronti della Corte Costituzionale, consentono anche la dichiarazione di principi che adesso ci pongono anche, diciamo, una situazione anche più chiara come panorama, e che probabilmente anche in relazione ad altri istituti, come l'inefficacia temporanea dal 25 di ottobre al 24 dicembre del 2020, che sicuramente dovremo affrontare da qui a poco, ma che chiaramente dopo l'apertura massima di questa sentenza della Corte Costituzionale, che probabilmente andrà a fare il paro con quest'ulteriore pronunciamento della Corte sulla le sospensioni dei rilasci, potrà invogliarci, perché lì veramente la sanzione dell'inefficacia è piuttosto pesante. Comunque, tornando a noi, quindi un problema organizzativo. Il problema organizzativo risolto in questo modo: procrastiniamo a dopo la sospensione. Ora c'è stato il problema dell'anticipazione della fine della sospensione con, diciamo, la soluzione drastica della declaratoria di incostituzionalità, che secondo la migliore dottrina costituzionalista, che interpreta il 136
con l'articolo 30, terzo comma della legge 87 del 1953, rende retroattivo l'annullamento della norma dichiarata incostituzionale. Questo vuol dire che se ci si trova, a mio avviso, sempre opinione personale, che però posso anche già anticipare, è stata fatta propria in seno proprio a una riunione di sezione anche da parte degli altri giudici proprio in data di ieri, l'altro ieri, insomma, abbiamo fatto riunione di sezione, quindi i giudici hanno ritenuto di aderire alle soluzioni interpretative che avessero questa tutela, per il creditore, per il soggetto tenuto la riassunzione. Quindi, questa retroattività è un dato di fatto, cioè noi ci troviamo in procedure pendenti in cui la norma non può più applicarsi e non può più trovare applicazione dalla data della sua, cioè ex tunc, cioè dalla data della sua pubblicazione. Quindi noi ci troviamo davanti a una sospensione durata fino al 31/12/2020. E questo è un dato oggettivo, è venuta meno. Ora è chiaro, ci sono i problemoni della riassunzione, l'abbiamo affrontati appunto, però avevo bisogno di una soluzione che, fosse perfettamente calzante sia con questo dato, che, ripeto, mi sembra piuttosto pacifico, della retroattività dell'annullamento della norma incostituzionale, laddove naturalmente non ci siano effetti preclusivi, ma noi avevamo tutte le procedure pendenti, quindi non è che fossero chiuse le procedure esecutive o risolto in via definitiva il problema sospensione e riassunzione. Quindi era un problema aperto in tutte le procedure. Come riuscire naturalmente a trovare una soluzione che, perché l'esigenza della tutela del creditore di avere il tempo, quello stabilito dalla norma in senso sostanziale, integro, si poneva e come? E allora che la soluzione, che peraltro in qualche modo è anche agevolata dalla scelta organizzativa del Tribunale di Roma, in cui non si sono dichiarate sospensioni così a spiovere, ma neanche si è fatta un'attività funzionale a questo prima della sospensione, per scelta, come ho già detto, organizzativa. E allora mi sono trovata però davanti a un'autostrada, ma proprio un'autostrada del sole, direi, con passando dal piano della efficacia della norma all'esito di un annullamento da parte della Corte Costituzionale, al diverso ambito, al diverso, alla diversa prospettiva della riassunzione. Cioè, la sospensione è cessata al 31/12 del 2020, però poi adesso ci poniamo il problema di quando è iniziato, possiamo dire, è iniziato il termine per la riassunzione. E lì dicevo, un po' anticipando, che mi sono trovata dinanzi ad un'autostrada, che giurisprudenziale intendo naturalmente, che è quella che è stata segnata dagli arresti della Corte Costituzionale e della Suprema Corte come applicazioni poi e specificazioni del principio in relazione alla prosecuzione oppure riassunzione di processi interessati ad ipotesi di interruzioni automatiche come quelle del 299, 300, terzo, 301 del Codice di Procedura Civile, quelle dell'articolo 43, terzo comma della legge fallimentare e alle sospensioni dell'articolo 297 per pregiudizialità. E lì, appunto, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo decorra dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, con le sentenze 139 del 67 e 159 del 71, la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità del 297 primo comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine per la richiesta di fissazione di un'udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso, la sentenza del 1970 numero 34, la sentenza
che praticamente ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 305 con riferimento alla riassunzione dei processi interrotti automaticamente per il fallimento, no, che non ha, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 43 e del 305 in relazione alle ipotesi di interruzione automatica del fallimento, perché ha richiamato questi principi ormai consolidati, anche diciamo anche datatissimi, per i quali appunto la Corte Costituzionale ha richiesto la conoscenza legale, ma ha ulteriormente evoluto il problema della conoscenza legale la Suprema Corte, nel senso di richiedere intanto di contestualizzare, cioè quando si ha la conoscenza legale, così è un dato che si può provare nell'ambito del processo, no, cioè dato esterno, una conoscenza che può essere maturata anche all'esterno, no, è necessario che la conoscenza dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento può dirsi legale solo quando sia stata acquisita nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento interruttivo è in concreto destinato a operare. E le sezioni unite ultime del 2021, le 12.154, hanno risolto il problema interpretativo proprio esistente in ordine alla portata del requisito della conoscenza legale in ipotesi di riassunzione del processo interrotto per fallimento della parte, ritenendo addirittura che, diciamo, a parte la dichiarazione nel processo, se nel processo il curatore, per dire, non fosse costituito, bisogna comunque avvertirlo ad hoc. Questo per dire quanto il livello di cautela e di tutela del diritto di agire, diritto costituzionale, sia naturalmente sempre giustamente in via di evoluzione. Allora, questi gli arresti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Io mi sono trovata in una situazione analoga, perché diciamo la verità, la sospensione anche qui era automatica, legata a circostanze di fatto, che il creditore sì, forse avrebbe potuto, ma con quale impegno, periodo di sospensione, andare a casa a bussare per verificare se c'era il debito? Certamente no. E la Corte Costituzionale proprio nel 297, in relazione all'articolo 297, dice, qui riporto testualmente perché mi è sembrato proprio calzante rispetto alla nostra situazione concreta delle sospensioni 54 ter, dice: anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo, cosa che io ritengo assolutamente essere anche calzante per le nostre procedure esecutive, perché sono ad impulso di parte. Se il creditore non vuole mandarle avanti, non le manda avanti, il giudice non può mandarle avanti contro la volontà del creditore, questo è. Dopo che sia venuta meno la causa di sospensione, non può dirsi legittimo il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale è ricollegata, perché all'epoca era semestrale, è ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare, dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti, non solo all'atto in cui essi si verificano, l'abitazione oppure la cessazione dell'abitazione, no? Ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza più che normale. E quindi, diciamo, sull'idea che potessero maturare preclusioni non volute, che il creditore non ha potuto valutare perché non era a conoscenza, la Corte Costituzionale e poi la Corte di Cassazione hanno, come dire, creato questo apparato argomentativo che francamente doveva essere solo utilizzato mutatis mutandis nelle nostre procedure esecutive, perché mi sembra la soluzione. Quindi, nell'ambito delle scelte fatte dal Tribunale di Roma, le due alternative sono, perché nei nostri decreti uniformi non è che avevamo impedito ai debitori di depositare istanza per la declaratoria di sospensione, cioè, chiaro, e quindi è capitato di dover dichiarare delle sospensioni perché il debitore l'ha chiesto, ha documentato con certificato storico di residenza, pagamento di bollette, il custode in quel caso era andato pur non essendo tenuto, perché noi avevamo sospeso anche gli accessi nel periodo Covid, insomma, comunque era andato a verificare. Noi avevamo una situazione, diciamo, che fatta una trattazione scritta avevamo potuto dichiarare la sospensione. Quindi due sono i casi più che si sono realizzati nella maggior parte delle ipotesi
il differimento di udienze e l'accantonamento delle procedure in attesa di fissazione udienza, va bene? Quelle nelle quali, sulla base dei meri atti già depositati, vi fosse, diciamo, fossero in odore, diciamo, di sospensione 54 ter. Finita la sospensione poi, poiché avevamo già per queste accantonate in cui non c'è dichiarazione di sospensione, poiché avevamo già detto al creditore, guarda che quando finirà, per riattivarla devi depositare il ricorso in riassunzione. E allora ci troviamo in una soluzione che è, diciamo, fila via come l'olio, ok? Che noi adesso ci troviamo con i ricorsi in riassunzione che in questi casi depositati in qualunque data sono comunque tempestivi, perché una volta depositati dopo la fine della sospensione, anche prima del decorso del termine del dies a quo per la riassunzione sono comunque efficaci. Se per, diciamo, come dire, avvantaggiarsi il creditore, come avete fatto tutti, ripeto, con una scelta che non è una scelta interpretativa, è una scelta prudenziale. Io devo ragionare da avvocato, non da giudice, perché il giudice può dire quello che dico io, può dire quello che dicono altri colleghi, che non ci vuole ricorso per riassunzione, può dire che il decorso del termine 6 mesi decorre dal 23, dal 30, interpreti supportando le tesi e la soluzione interpretativa in modo motivato possono dire tante cose. L'avvocato deve mettersi, no, dico io, da avvocato avrei fatto quello che hanno fatto il 90% degli avvocati in Italia, cioè depositare i ricorsi in riassunzione entro il 30 giugno. Ma la soluzione del Tribunale di Roma non era questa, e né poteva dedursi questa soluzione dal provvedimento che abbiamo adottato nell'immediatezza della declaratoria di incostituzionalità, perché quel provvedimento solo assumeva come scelta interpretativa quella di ritenere che la norma dichiarata incostituzionale fosse cessata di esistere dal 30 dicembre. Quindi noi, riguardando una procedura ancora in piedi e trovando un ricorso per riassunzione depositato dal 1 giugno del 2021, abbiamo ritenuto di poter rivalutare quelle decisioni assolutamente, diciamo, non definitive, ma in un luogo a provvedere visto agli atti che avevamo assunto in vigenza della proroga, abbiamo ritenuto di doverle revocare e di dover ritenere efficace quel ricorso in riassunzione, perché in quel momento la norma non esisteva più e quindi io ritengo che il ricorso, poi anche questa è una soluzione opinabile, non tutti ha trovato d'accordo, però come tutte le soluzioni si prestano a letture diverse e quindi non stiamo qui a dire. Questa è stata la scelta, ma non si voleva dire che il ricorso in riassunzione doveva essere depositato entro il 30 giugno, si diceva che i ricorsi in riassunzione depositati dal 1 giugno valgono, questo solo. Questo per chiarire, perché c'è anche una diffusione via internet di soluzioni interpretative al Tribunale di Roma che avrebbe imposto il ricorso in riassunzione il 30 giugno, che francamente da nessuna parte è stato mai detto né scritto. E quindi, tornando a noi, poiché adesso ci troviamo i ricorsi in riassunzione, noi alle udienze in cui già erano fissate le procedure per differimento col richiamo al provvedimento organizzativo che consentiva di differire le procedure in odore di sospensione, stiamo valutando nel caso concreto se effettivamente, come sembrava, si fosse applicata la sospensione, prendiamo atto dei ricorsi di assunzione già depositati e già notificati, sempre per le disposizioni ora per allora date 2 anni fa, quasi 1 anno e mezzo fa, e mandiamo avanti la procedura senza soluzione di continuità. Quindi noi stiamo mandando in vendita tranquillamente, senza che, diciamo, perché la sospensione è durata fino al ricorso in riassunzione, perché la sospensione dura fin quando non viene riassunto il processo, anche se è finita la causa di sospensione. Se non viene riassunta una procedura sospesa, senza riassunzione, sempre sospesa è. Può rimanere sospesa 6 mesi altri rispetto, diciamo, alla cessazione della causa di sospensione, o comunque dal dies a quo, diciamo, per depositare il ricorso, ma sospesa è. Quindi, tornando a noi, per quelle con l'udienza fissata, per le vendite bloccate, su questo io richiamo l'attenzione dei delegati all'ascolto, noi abbiamo fatto un monitoraggio delle procedure in vendita pendenti. Ora, è chiaro, l'incostituzionalità del 23 giugno è pubblicata, però
sappiate che ci sono procedure esecutive con ricorsi depositati, quindi fate quello che dovete fare secondo il decreto uniforme del 23 giugno 2020, perché a breve troverete e riceverete solleciti nel caso in cui e quindi richieste di spiegazioni del perché non vengono attuate le disposizioni date dal giudice dell'esecuzione ai delegati per rimettere in vendita i beni secondo le indicazioni già impartite. Non sono moltissime, però ce ne sono, e quindi è giusto che diciamo questo vi avvisi, insomma, e vi solleciti. Chi è nominato delegato in procedure che erano in vendita con immobile occupato dal debitore e a fini abitativi e che sono state sospese e revocate le vendite, adesso devono riattivarle, perché i presupposti in moltissimi casi già ci sono, cioè il ricorso in riassunzione depositato. Per quelle invece in cui la dichiarazione di sospensione è stata fatta nelle more della procedura esecutiva su richiesta del debitore. Non era il mio caso, però mi è sembrato opportuno, diciamo, visto comunque l'approfondimento che si è svolto nella ipotesi specifica. È chiaro che la conoscenza legale non è solo dell'applicabilità della sospensione alla singola procedura esecutiva, che, ripeto, laddove non c'è dichiarazione di sospensione avverrà solo quando il giudice la svolgerà nel contraddittorio delle parti e la dichiarerà. Ma è in quelle in cui, nel momento in cui viene dichiarata la sospensione, sa il creditore che è una procedura sospesa. Però il dies a quo anche qui per la riassunzione ho ritenuto di doverlo fissare al 23 giugno, perché la conoscenza legale non è solo dell'applicazione, ma anche della durata effettiva della sospensione di legge. E allora fino al 23 giugno il creditore procedente o intervenuto munito di titolo era a conoscenza che la sospensione sarebbe durata fino al 30 giugno e quindi non si è mosso. Invece poi con la declaratoria di incostituzionalità ha preso conoscenza legale dell'effettiva durata della sospensione, e questo comporta quindi che dalla conoscenza legale, che naturalmente fissiamo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza 128 del 2021, noi facciamo decorrere il dies a quo per la riassunzione. Questa è la soluzione, diciamo, interpretativa, ripeto, che è stata anche come dire, ricevuta anche dagli altri giudici in questa recente riunione di sezione. Non ci sono moltissime questioni, estinzioni, eccezioni di estinzione sollevate, perché poi naturalmente sono questioni anche un po', come dire, di nicchia, ecco, cioè non tutti ne sono a conoscenza, non tutti conoscono bene le dinamiche del processo, quindi. Però qualcuno dell'insezione è stato investito, non moltissimi casi di eccezione di estinzione, quindi andranno naturalmente a trattarsi. E quindi, insomma, direi che questa è diciamo, la soluzione che si è trovata, una questione che sicuramente è posta anche per queste dinamiche, naturalmente, di emergenza, perché questo è stato, e, come al solito, con soluzioni normative di compromesso dal punto di vista della letteralità della dizione della norma, che impongono all'interprete anche, come dire, delle soluzioni così, cioè un'ampia, come dire, attività di interpretazione che deve sempre muoversi naturalmente nel solco dei principi costituzionali. Grazie Presidente. Allora noi dopo questo convegno pubblicheremo il provvedimento nel sito dell'Ordine, perché, come diceva anche il Professor Costantino in apertura, è importante che tutti i colleghi lo sappiano, già gira nell'ambito dei tanti custodi delegati che, nonostante abbiamo passato il termine di tempo, sono ancora collegati, quindi possiamo anche andare avanti. Io però vorrei leggere alla fine, prima poi dare la parola ai consiglieri per le conclusioni, eventualmente a qualche battuta dei relatori, leggere la parte essenziale del suo provvedimento, anche per i colleghi, cioè per mettere il punto, insomma. In definitiva, la sospensione di legge è sì cessata al 31/12/2020, ma il dies a quo del termine, quello assegnato dal giudice o in difetto il semestre legale per la riassunzione della procedura, pena la sua estinzione, decorre dalla conoscenza legale dell'applicazione alla procedura della sospensione di legge e della sua effettiva durata,
cioè, questo è importante che si sappia, dal provvedimento del giudice che, sentite le parti, ne accerta i presupposti di applicazione. E se tale provvedimento sia stato già emesso prima del 23 giugno 2021, e ci ha appena detto che sono pochi i casi, sono capitati, però ci sono, in questo caso il termine decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte. Questo è l'abstract, diciamo. L'abstract, no, è importante perché poi i tanti colleghi ci seguono, però vogliono sapere la massima finale. Quindi, come dicevo in origine, questo provvedimento che divulgheremo, spiegato nella storia complessiva della vicenda, riporta la questione nell'ambito del diritto. Darei la parola a qualche battuta conclusiva del consigliere Cariafa e del consigliere tesoriere Graziani, poi non so se il professor Costantino, il dottor Lopresti e gli altri relatori Fanticino e Darigo vogliono dire una battuta conclusiva. Possiamo tranquillamente restare ancora perché il tema appassiona i colleghi che ci stanno seguendo, sia per la materia e anche per i relatori. Rubo lo spazio perché il amico consigliere Cagliaffa mi ha consentito di precederlo. In realtà è soltanto per ringraziare i relatori che hanno oggettivamente fotografato la situazione, prima sotto l'aspetto strettamente accademico della ricognizione dei principi espressi anche da recentissime pronunzie, poi passando alla valutazione di aspetti molto significativi come quelli della comparazione delle esigenze tra creditore, terzi e debitore e infine soprattutto calarsi nella realtà del foro che in qualche modo costituisce l'appiglio ai quali i giovani operatori del diritto possono riferirsi per individuare le soluzioni migliori. Però il professor Cagliafa deve pronunciarsi su argomenti che coniugano il tutto con la materia fallimentare. Allora credo che sia più importante questo suo intervento e chiudere così con un saluto conclusivo e un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato, condotto e assistito. Beh, il collegamento l'ha fatto la Presidente nel momento in cui ha colto da quelle decisioni della Corte Costituzionale che sono intervenute sull'articolo 43 della legge fallimentare. In realtà, quando il legislatore interviene, io credo, ne sono convinto ormai data la mia anzianità, che molti interventi sono fatti senza considerare quelli che possono essere gli effetti che da questi interventi conseguono. Questo mi sembra eclatante, ma anche nell'articolo 43, cioè si era posto il problema all'articolo 43 della legge fallimentare, perché allora non era automatica l'interruzione, ma doveva in qualche modo emergere, quindi doveva essere qualcuno che la dichiarava, e come la morte sostanzialmente, se non viene dichiarata dal procuratore costituito, il processo prosegue. Però si era allora considerato, al momento della riforma, la necessità di modificare l'articolo 43, perché in quel modo poteva esserci un interesse esattamente opposto, e quello di o della conoscenza ai fini della prosecuzione del giudizio, anche perché non necessariamente si doveva interrompere, ma il curatore si sarebbe potuto costituire. Quindi viene modificata la norma dicendo il fallimento determina la interruzione. Questo ha creato una serie di problemi. Il problema più delicato, e lei ne ha fatto cenno, è che poi fa parte della motivazione resa dalla Corte Costituzionale, ripresa dalle Sezioni Unite, cioè il momento della effettiva conoscenza. Perché? Perché il curatore del fallimento potrebbe non conoscere affatto l'esistenza di quel giudizio. È evidente che chi ha pensato di modificare quella norma non si è reso conto di come in realtà ci si trova di fronte a un fallimento dichiarato. E io avevo sollevato questa questione
al Tribunale di Napoli, dinanzi al Tribunale di Napoli, proprio in relazione al fatto che veniva sostanzialmente rilevata l'estinzione del procedimento e quindi la impossibilità, in relazione a un procedimento di ammissione al passivo, la impossibilità di ottenere il riconoscimento di un credito, quando io, come curatore del fallimento, io non conoscevo neppure l'esistenza di quel procedimento. E la questione di costituzionalità che viene sollevata viene risolta senza sollevare la questione di costituzionalità. È un'ordinanza, quella è un magistrato che oggi sta in, che è in Cassazione al quarto piano, voglio farne il nome perché il dottor Cennicola, Aldo Cennicola, perché lui ha anticipato con un provvedimento quello che è stato poi la questione sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale, applicando che cosa? Il buonsenso, perché poi il diritto è buonsenso. Giorgio Costantino ci ha ricordato oggi la improcedibilità provvisoria, che praticamente è una sospensione, e noi di questo ha fatto un'elencazione di tutti i casi nell'ambito della legge fallimentare dove ciò si verifica. Tra le ipotesi, i casi che lui ci ha ricordato quello del sovraindebitamento. Questo io lo sollevo, è una questione di una enorme delicatezza, perché il legislatore, proprio perché non sa ciò che scrive e non se ne rende conto, con riferimento alla liquidazione del patrimonio, fa riferimento alla impossibilità della prosecuzione delle azioni esecutive, che quindi la improcedibilità, che non è quella improcedibilità sospensione, ma improcedibilità tout court, come quella che deriva dall'articolo 51 della legge fallimentare, il legislatore ha usato un'espressione impropria fino a quando non interviene il provvedimento di omologa, che nella liquidazione del patrimonio non esiste. Non c'è un patrimonio, mentre è prevista nel piano del consumatore, è prevista nell'accordo, non è prevista nella liquidazione. Questo ha portato ad un provvedimento adottato da un giudice dell'esecuzione che non ha pronunciato la improcedibilità, ma ha pronunciato la sospensione, quindi proprio esattamente, diciamo, la considerazione svolta riguardo la improcedibilità, che in realtà diventa una sospensione provvisoria, ma è una sospensione provvisoria nei casi che sono stati ricordati, cioè quando c'è un concordato in bianco con riserva, lì abbiamo una sospensione che è provvisoria, quindi non è una improcedibilità nell'accordo di ristrutturazione del debito, invece cambia la situazione, si modifica radicalmente quando invece c'è una procedura, quindi un concordato omologato, è ovvio che le procedure esecutive, perché di anteriori, diventano improcedibili. Ecco, quindi, come dire, mi rendo conto quale sia la difficoltà di un ufficio come quello che lei presiede e della difficoltà dei giudici di dover trovare delle soluzioni in presenza di vicende che destano in noi avvocati una grossa preoccupazione. Quando nel nostro osservatorio si è parlato di questa cosa, perché ovviamente ci siamo posti subito, immediatamente, quali indicazioni dare, se indicazioni dare, la soluzione dei più anziani è stata quella, noi avete quella frase tuzionismo difensivo, io la riassunzione la presento, non mi si dicesse mai domani avresti potuto fare, non l'hai fatto e così ti prendi pure un'azione di responsabilità. Quindi l'ho ascoltata veramente con molta attenzione e piacere, perché il sapere che l'ufficio nella sua, diciamo, le sue componenti cerca un confronto per tentare di far sì che le soluzioni poi non siano diverse dalle due stanze che si trovano a fianco, è una cosa che secondo me è molto importante, perché ha la tenuta dei provvedimenti accennati. La ringrazio a nome del Consiglio e con questo io mi taccio. Grazie. Vedo il professor Costantino voglioso di intervenire, o sbaglio? Una banale osservazione di carattere formale in relazione ad alcune cose
che sono state dette nel corso della giornata, ringraziando ancora gli organizzatori per il confronto su una questione così vivace e collegandomi all'ultima osservazione di Antonio Cagliaffa. In relazione a ogni questione processuale, la certezza è un dato più importante dell'esercizio di raffinato relativo ad alcune questioni. Ora, noi ci troviamo in questo caso di fronte a una sospensione legale che deriva direttamente dalla legge. Questo significa che i provvedimenti di sospensione che siano stati emessi in relazione agli accertamenti di fatto hanno un'efficacia meramente dichiarativa di un effetto già realizzato dalla legge, e la cessazione di questo effetto quindi non può essere collegata ad un provvedimento giudiziale, perché se la sospensione deriva dalla legge, la fine della sospensione pure deriva dalla legge. Ora, le soluzioni per uscirne sono quella indicata dal consigliere Fanticini e dal giudice Lopresti, cioè dire là sta scritto sospensione, però in realtà è un mero rinvio e ce ne disinteressiamo. Superare la lettera, e posso condividerla, mi trovo anche pienamente d'accordo a una soluzione di questo tipo, ma è pericolosissima, perché noi esprimiamo opinioni, ma nel momento in cui si emette un provvedimento si esprimono decisioni, e poi ci può trovare comunque un giudice che dice no, là sta scritto sospensione, quindi non puoi considerarmela come mero rinvio, come semplice rinvio, e quindi se non riassumi peggio per te. E allora il collegamento fatto dalla Presidente Ferramosca alla disciplina dell'interruzione introduce un altro e non distinto discorso. Perché? Vuoi in relazione alla pronuncia di illegittimità costituzionale del 305, vuoi in relazione all'orientamento delle sezioni unite sul 43 collegato della legge fallimentare, quindi all'interruzione, occorre tenere presente due profili. In generale, l'interruzione può essere del processo può essere determinata da fattispecie semplici, muore il difensore, o da fattispecie complesse, muore il difensore e muore la parte e il difensore lo dichiara. Spiego agli studenti che nell'ambito delle fattispecie complesse, se la parte muore nel corso dell'interrogatorio formale, il processo si interrompe solo se il suo avvocato dice è morto. Se lo dice il giudice, il cancelliere o l'avversario, è come se quello fosse vivo. Ora, vuoi in relazione al 305, vuoi in relazione al 43, dobbiamo tenere distinti due profili. L'interruzione è automatica, fallisce, il processo si interrompe, quindi non possono essere più compiuti atti di quel processo. Così come, però il termine per la riassunzione decorre da quando se ne è avuta conoscenza. Sono due cose diverse. Qui Virgilio Andreoli metteva in evidenza la distinzione fra i due aspetti, perché c'è un processo che si è interrotto con il fallimento, punto, basta. Da quel momento ogni atto che fosse compiuto sarebbe, però, per riassumerlo, ora la sospensione è finita il 31 dicembre 2020, ma il termine per riassumere i processi, qualora non si vogliamo essere tutti d'accordo nel ritenere che quella sospensione era un mero rinvio, decorre dal 22 o dal 23 giugno, cioè da quando. Ora, il discorsi fatti, l'esigenza di garantire contraddittorio, diritto alla difesa, il principio dell'affidamento, tutte quelle altre cose alle quali mi sono riferito, rendono ragionevole, ma non ovviamente a tenuta stagna, questa soluzione, perché dobbiamo prendere atto
che in relazione a tutte le ipotesi di sospensione legale non ci sta uno straccio di norma che ci dice come e quando si deve fare la riassunzione, e quindi bisogna andare a giocare sull'analogia. La soluzione del Tribunale di Roma mi sembra assolutamente ragionevole, quello sul piano organizzativo, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo magistrato. Quello che occorrerebbe fare è quello di evitare che vi siano tra i numerosissimi componenti delle sezioni di esecuzione del Tribunale di Roma qualcuno dice no, a me non mi piace, io voglio fare diverso. Ecco perché questo renderebbe inevitabilmente molto più difficile. Accogliamo una qualunque soluzione, purché questa sia uniforme per tutti. Ringrazio ancora e mi scuso se aver preso qualche altro minuto di tempo. Sì, professore, per avvalorare quello che ha detto, ripeto quello che ho sentito dire alla Presidente, che il provvedimento di cui abbiamo parlato è in una riunione di sezione adottato come condiviso e quindi come orientamento della sezione. Poi ai posteri l'ardua sentenza, perché ciascuno poi si può discostare, però questo è l'orientamento della sezione esecuzione del Tribunale di Roma. C'è qualche altro collega che vuole intervenire? Sono molto contento di questo incontro, ringrazio tutti i partecipanti, ripeto che i nostri incontri sono rivedibili nel canale YouTube dell'Ordine. Io personalmente lo rivedrò, perché per quanto abbia 30 anni di esperienza, risentire queste cose, sentire i relatori sicuramente giova. E saluto ancora una volta la dottoressa Iappelli, che è qui con noi, anche se non fisicamente seduta, però siamo contenti che sia stata con noi. Ringrazio tutti i relatori. L'ultima battuta la vorrei dedicare al dottor Lopresti. Affettuosamente la Presidente ha parlato dei colleghi più giovani. Senza il dottor Lopresti questo incontro non si sarebbe tenuto, perché non avremmo avuto materia di cui parlare. Quindi lo salutiamo, lo ringraziamo e ringrazio ancora tutti i relatori. Grazie a voi. Appuntamento al prossimo convegno della Commissione. Grazie a tutti.